Questo è il cartello che indica il luogo del progetto, la durata dei lavori, il maestro dell'opera, l'impresa che eseguirà i lavori. Siamo venerdì. Siamo venerdì 15 luglio 2005 nella cerimonia ufficiale dell'inizio dei lavori per l'acquedotto di Granga. Qua ci sono le fonti d'acqua di cui partirà il nostro progetto. Tutta questa valle contiene dell'acqua in abbondanza che scende nelle colline sottosole. L'acqua che sarà raccolta in un serbatoio. Queste saranno le condotte che porteranno l'acqua nello serbatoio. Vedete la gente che prepara già le condotte. Per questa cerimonia ufficiale, le autorità sono venute per porre la prima pietra. Ecco il sindaco della comune di Kichukiro per porre la prima pietra o i primi mattoni dove sarà costruita il grande serbatoio. Poi anche il parroco di Kichukiro, Don Anacleto, anche lui per porre la prima pietra o i primi mattoni, come ha fatto il sindaco di Kichukiro. Ecco, vedete la gente che godrà di questo progetto esprime la sua gioia di avere l'acqua pulita e in abbondanza, acqua desiderata da tanti anni. La gente è piena di gioia.
sempre, sempre la gente che esprime la sua gioia di poter finalmente godere dell'acqua in abbondanza e fare meno di distanza e perdere meno di tempo per andare a cercare dell'acqua. Della circostanza, il parroco Don Anacleto spiega lo storico del progetto. Praticamente il progetto è nato a partire di un viaggio che Don Mauro Bargnesi, parroco della parrocchia San Cristoforo di Fano in Italia, ha effettuato in Ruanda in agosto dell'anno 2002. Dopo aver constatato come i ruandesi soffrono della mancanza dell'acqua e che le donne e i ragazzi passano delle ore e delle ore sulle colline per cercare l'acqua, ha avuto un'idea di realizzare un progetto dell'acquedotto almeno per tre villaggi in Ruanda. L'idea è stata maturata con i suoi parrocchiani fino a quando è nato l'associazione Pozzo di Giacobbe di Fano in vista di finanziare il progetto dell'acquedotto. Poiché il progetto era costoso, chiedeva tanti soldi, l'associazione Pozzo di Giacobbe di Fano si è fatto aiutare per la fondazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, sempre in Italia. E così il finanziamento di 45.000 euro è stato raccolto e la somma mancante per portare alla fine il progetto sarà fornita per la comune di Kicukiro a Kigali. Bajya kuvoma amazi cyane cyane abagore.